Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Tu hai avuto modo di utilizzare il bonus 18? Sì, l'ho utilizzato. Per che cosa? Posso chiedertelo? Libri, vinili. Mi comprai dei libri di... anche dei libri di scuola. Non ho usato neanche 200 euro, l'ho usato solo per CD e qualche concerto. Sicuramente ha aiutato i giovani ad avere uno spunto e un motivo in più per leggere. Un vantaggio anche per chi ha pochi soldi e vuole andare all'università per comprarsi dei libri. È una cosa utile per la cultura, quindi per i libri universitari, ma anche semplicemente per venire a vedere delle mostre o dei concerti. Questi sono i soldi spesi in tutta Italia in valore economico della 18 app e mi stanno dicendo che non funziona. Quanti ne hai visti venire a utilizzare il bonus? Da quando è iniziato, penso almeno un migliaio. Se dovessero abolirlo o peggiorare la possibilità di utilizzare questo bonus, sicuramente i primi a farne le spese saranno le librerie. Se proprio l'opzione è o toglierlo oppure apportare una modifica, sicuramente è meglio modificare qualcosa piuttosto che toglierlo. Secondo me legarlo alla base del reddito delle famiglie è giusto, perché forse molte famiglie non ne hanno neanche bisogno, ma ci sono delle famiglie che necessitano di questo bonus e quindi è meglio. Professoressa Fornero, lei l'ha capito?